Buongiorno Sirmione, oggi termina aprile, il secondo mese di fermo delle attività economiche a causa dell'emergenza ancora in corso. E siamo così arrivati al 1° maggio. Una ricorrenza importante, istituita nel lontano 1889 per celebrare il valore del lavoro. L'articolo 1 della nostra Costituzione recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Per decenni il tema del lavoro è stato dominante nella storia dell'Italia repubblicana per permettere a tutti i cittadini un sufficiente livello di benessere. In queste settimane ci sembra di essere tornati indietro nel tempo, quando sulle imprese e sul mondo del lavoro regnava l'incertezza. L'emergenza sanitaria è diventata in breve emergenza sociale ed emergenza economica. In modo particolare è stato colpito il mondo del turismo, con tutte le aziende ed i lavoratori che ruotano intorno a questo settore, decisivo per l'Italia. Sirmione ne è la testimonianza più concreta, con i suoi alberghi senza ospiti, i ristoranti vuoti, i negozi chiusi, le attività artigianali ferme. Come fermi sono tantissimi lavoratori, stagionali e non. Quest'anno, il 1° maggio, è una non festa, non c'è nulla da festeggiare, ne siamo consapevoli e siamo vicini a tutti coloro che sono nella sofferenza per la mancanza del lavoro. Il nostro impegno, con le varie associazioni di categoria, è di progettare e sostenere la ripresa turistica ed economica di Sirmione.